conferendis petitionis. Ergo sollicite tu causa pecunia vitae. Per te immaturum mortis adinus ite, tu vitis solamium, crudelia tabula. Poi, qui, dal mondo tardo antico all'alto medioevo, che è più o meno quello che questo avrei già fatto, io l'ho articolato in tre argomenti: la falsa caduta dell'impero romano, nascita e diffusione dell'Islam e Carlo Magno. Questi due li avete fatti sicuramente, no? La nascita e diffusione dell'Islam e Carlo Magno. La falsa caduta dell'impero romano è, diciamo, è legata al fatto che nel 486 dovrebbe essere caduto l'impero romano d'Occidente, giusto? Ma nessuno se ne è accorto, cioè adesso noi ci siamo inventati questa data, ma nessuno assolutamente se ne è accorto. In realtà com'era la situazione? Questa qua è un quadro sulla caduta dell'impero romano, dell'Ottocento, che sembra che sia successo di tutto, ma in realtà non è successo niente, perché, vediamo se c'è un'immagine, qualcosa che posso lasciarvi. Vabbè, questo è l'impero romano al tempo, diciamo, della riforma di Diocleziano, no? Diciamo siamo del 300 circa dopo Cristo, questa è l'Italia e le altre regioni, le altre province romane, il più almeno che conoscete voi. Cosa è successo successivamente? È successo, vediamo se c'è un'altra mappa, eccolo qua, questo qua sì, invasione dei, questa qua è la mappa delle invasioni barbariche, no? I Visigoti, allora, diciamo, l'impero romano era più o meno questo, intorno al 400 il Reno viene varcato da orde, diciamo, di barbari germani, franchi e altri, e cominciano a prendere il controllo di queste regioni, anche più precedente della Britannia, gli Angli, eccetera, eccetera, e vanno a occupare queste regioni. Se ricordate, in passato altri erano entrati e gli imperatori romani, per evitare problemi, gli avevano consentito, gli avevano concesso questo attraverso degli accordi. Questi diventano sempre più aggressivi e gli imperatori ci sono sempre di più. A un certo punto la parte occidentale ormai è quasi tutta perduta. Questo è il dominio di Odoacre, che aveva scalzato la promozione del 86, l'ultimo imperatore Romolo Ruscolo. Ma Odoacre non è altro che un capo del pretorio delle guardie dell'imperatore, barbaro, come gran parte ormai dell'esercito stesso dei Romani era fatto da barbari. Quindi un colpo di stato di un capo militare nei confronti di un imperatore. Alcuni imperatori stessi erano già dei barbari. Comprendiamo la confusione. Quindi quando Odoacre prende il potere, nessuno si accorge di niente, è un solito colpo di stato. Non viene più costituito un nuovo imperatore d'Occidente, ma cosa fa Odoacre? Manda le insegne imperiali all'imperatore Zenone che regnava a Costantinopoli, che dal 330 circa era diventata la loro capitale. Quindi cosa fa Odoacre? Si riconosce l'autorità formale dell'imperatore unico presente in Oriente, quindi non succede nulla, semplicemente viene costituito un imperatore dell'Occidente e tutto viene riportato all'Oriente. È vero che l'imperatore non aveva più nessun potere, ma anche prima non aveva potere, perché già dominavano i barbari. Quindi non è successo proprio niente. Voi direte, sì, ma non ci sarà più un impero d'Occidente. Ma non c'era mai stato, perché quando Teodosio, in precedenza, aveva diviso il suo impero tra Arcadio e Onorio, i suoi figli, non aveva detto, d'ora in poi ci saranno due imperi, l'Oriente e l'Occidente. Aveva semplicemente, per motivi organizzativi e amministrativi, come era già stato successo in passato, nella tetrarchia addirittura gli imperatori erano quattro, siccome c'era troppo territorio, facciamo così, tu ti controlli questa parte, tu quell'altra, ma le leggi, l'esercito, la lingua, era sempre uguale, lo Stato era lo stesso, era una doppia amministrazione dello stesso Stato, in qualunque momento si poteva riunificare, d'accordo? Non era stato diviso in due Stati. Non è così. Quindi c'era un unico impero che è rimasto sempre lo stesso e ha aperto un terzo. Noi, cioè, siamo noi. Cioè, noi siamo passati sotto controllo dei barbari, come in precedenza lo erano passati i britanni. Era tu, diciamo, no? Era passato sotto gli angli. Quindi un pezzo di questo impero si è perso, ma l'impero è rimasto. Come si chiamavano se stessi questi signori che abitavano qua? Non si sono mai chiamati bizantini. Se voi con la macchina del tempo foste andati lì, cari bizantini, ma che dice sto qua? Cosa sta dicendo? Questi qua si chiamavano romani,
fino al 610 avevano il latino come lingua ufficiale perché erano scritte le leggi in latino. Giustiniano, quando elabora il suo corpo di leggi che studiate, studierete all'università se farete giurisprudenza, il diritto romano è stato raccolto da Giustiniano, no? Quindi siamo nell'inizio del VI secolo, è tutto scritto in latino. Giustiniano stesso era un dalmata, veniva da Spalato e parlava tranquillamente latino, non greco. Quindi vengono chiamati greci perché in maggioranza sono in lingua greca, ma sono esattamente i romani. Nel 610, per comodità, l'imperatore Eraclio, una data di una certa importanza, decide di rendere ufficiale l'uso della lingua greca al posto di quella latina, perché erano tutti greci a quel punto, perché dobbiamo parlare sicuramente latino e sforzarci, e hanno cominciato a parlare greco. Ma come si sono chiamati questi che noi chiamiamo bizantini? Da romani, hanno deciso di chiamarsi romaioi, cioè romani in greco. E come veniva chiamata Costantinopoli, per esempio, dei turchi, poco prima di farla cadere nel 1453, veniva chiamata Rum, cioè Roma, o Terza Roma. Nessuno di questi si è mai accorto che c'è stato un passaggio dall'antichità al Medioevo. Cioè, erano tranquilli, l'impero romano hanno perso l'Italia, diciamo, l'Occidente, ma loro sono stati sempre lì. Le leggi erano quelle che risalivano ai consoli della Repubblica Romana, via via con tutte le varie modifiche. C'è una continuità storica dai re di Roma fino al 1453, fino alla caduta di Costantinopoli nelle mani dei turchi. Quella gente lì è sempre vissuta nello stesso posto, non ha mai subito invasioni, sono sempre stati romani, parlavano in greco anche ai tempi di Augusto, non è che hanno cominciato a parlare in greco con Eraclio, perché il greco era stata una lingua dotta che fin dai tempi anche precedenti continuavano a parlare nelle regioni durante dominate dall'ellenismo, no? Ricordate il San Romano. Quindi questi qua non si sono accorti che l'impero è caduto, per loro è durata fino alla conquista turca, ma noi li ignoriamo questi signori, perché se sono stati sconfitti dai turchi, sono spariti dalla faccia della terra, cioè non esiste più un erede dell'impero d'Oriente. E perciò, perché poi la vicenda in cui è nata la moderna Grecia è particolare, e non tutti i greci si considerano eredi dei bizantini, perché per loro la capitale è Atene, cioè si richiamano alla Grecia classica, non al mondo bizantino. Questi qua non sono mai chiamati bizantini. Quella che noi chiamiamo arte bizantina non è altro che l'arte che c'era già, perché quando lui a Ravenna o da tutte le parti qua, prima che arrivi Giotto e gli artisti, diciamo, più recenti, trovate esempi di cosiddetta arte bizantina, sembra che gli italiani impazziti hanno detto adesso cominciamo a dipingere come quelli che stanno prima. No, è l'arte che c'era già ai tempi dell'impero romano. Se andate a Ravenna, vedete il museo di Galla, cioè il mausoleo di Galla Placidia, vedete che quando ancora non c'erano i barbari, c'era già quella che chiamiamo arte bizantina, no? Poi, semplicemente, nonostante il dominio barbaro, hanno continuato a produrre nello stesso modo di prima arte. E non è arte bizantina, è l'arte tardo-antica romana, quella lì, che si chiama bizantina, non si sa bene perché. Quindi i bizantini non sono mai esistiti, sono i romani rimasti da questa parte di qua. Va bene? Questo concetto però non fa. Per cui l'impero non è mai caduto, in un certo senso, se non nel 1453. Questa è una prima cosa. Poi, e non so se la cosa che stanno posta in questo modo un po' estremista, ma insomma, io sono un po' estremista perché per rendere le cose un po' interessanti. Qui parlo anche di Re Artù, sapete Re Artù, no? Pare che Re Artù fosse un sovrano, un principe dei britanni, cioè dei celti che abitavano le isole britanniche sotto il dominio romano, e che combatté a lungo per difendere la propria popolazione dagli angli, i sassoni, gli iuti, cioè questi barbari germani che venivano dal mare, rimanendo sconfitto, ma le cui gesta poi sono rimaste nella leggenda fino al ciclo bretone, cioè di Re Artù, scritto nel Alto Medioevo, no? Che ha dato luogo a tutte quelle ulteriori produzioni letterarie, fino anche cinematografiche e così via. Però sarebbe stato un sovrano britannico. E così, insomma, quindi la cosa...